risultati straordinari nei weekend. Il treno non prende fuoco, è caos. Il convoglio è spiegabilmente arrivato puntuale ed integro. Pendolari in panico, i quali, colti alla sprovvista, sono arrivati più in ritardo con la puntualità che col consueto ritardo, mandando così in tilt il delicato ecosistema lavorativo basato sulle pause caffè. Durante gli scavi per la realizzazione di un buco è stato ritrovato un ultimo esemplare mummificato di milanese nativo. Gli archeologi ne hanno subito cercato l'autenticità e constatato che è risalente alla prima metà del Novecento. Non avendo però i fondi necessari per mantenere la mummia in buono stato, è stato assunto come dipendente pubblico. Maxi Blitz nel boschetto dello spaccio, trovati oltre 100 alberi. L'area verde è stata immediatamente cementificata, parla Lega Caprame. Non possiamo permetterci altri errori simili. Gli spacciatori sono stati immediatamente trasferiti con un bonus trasferta di 25 euro al giorno in un quartiere popolare periferico. Manifestazione pro lupo e orso a Milano, ma sono creature leggendarie e vengono arrestati tutti. L'accusa, qui a Milano non esistono animali, sempre che per animali non si intendano i cani topo che tremano in appartamento. Così vengono tutti considerati incapaci di intendere e di volere e sottoposti a una nuova tecnica di tortura per animalisti che consisteva nella visione di Bambi milanese, la cui madre veniva investita da un SUV in tangenziale ovest. Expo, ancora debiti e infrastrutture inutilizzate. Gli esperti, se avessimo costruito un'IKEA o una rotonda di Carlasco, avremmo avuto la stessa affluenza con un minor costo. Controbato di Pro Expo è meglio cosa si è lasciato di cosa si è preso, anche se non è esattamente così che funzionava nelle migliori fiere, tra cui la Smaug del 99, ridefinita successivamente Scroccolandia. Un'eccezionale scoperta a Trezzano sul Naviglio. Sono state ritrovate le rovine di Atlantide. Non avendo però i fondi necessari per riportare in luce il sito, è stato tutto demolito per costruire un centro commerciale. Pronto al debutto il maestro digitale, insegna la matematica e a riconoscere gli spacciatori tramite operazioni algebriche. Cos'è multato sul treno? È accaduto sul suburbano S6 per Gallarate. Ecco la ricostruzione dell'accaduto. Biglietto, prego. Ma io non ce l'ho. Allora devo fare una multa. Ma io porto la parola di Dio. Bene, se porto un carico, c'è supplemento del 30%.